Ciao amici e amiche, oggi vi porto con me sui Colli Euganei con la mia mountain bike rossa come la Ferrari. Ci vado ormai da tantissimi anni perché sono qui vicino a Padova, a piedi, in bici e ad arrampicare. Li amo, sono veramente molto belli e quindi in questo video voglio condividerli un po' con voi. Mi trovo sopra Rovolon. Ho fatto una salita veramente ridicola, ma devo dire che oggi non sono proprio al top. Comunque è anche quasi ora di cena e devo tornare verso casa, quindi cioè, ovviamente esco sempre troppo tardi perché ho cena in famiglia. Comunque sono all'inizio del sentiero con i volti, che è un sentiero che passa per questo castagneto e ci sono dei volti scolpiti nella pietra che vi farò vedere. Vediamo domani. Buongiornissimo, mi trovo all'inizio del sentiero della salita Tagliafuoco, che è una di quelle che faccio più spesso per salire sui colli e in particolare sul Monte Grande. Come vedete sto grondando perché è mezzogiorno. Tempistica pessima per partire di casa. Ci saranno 35 gradi. Ma non importa, una volta che saremo su sarà tutto diverso. Dai che ci siamo. Ecco, sono in cima al Monte Grande, con i suoi 400 metri di altitudine circa. Mi è costata tanta fatica, però il sentiero che c'è sul crinale è veramente stupendo. Pronti per la discesa. Ecco,
discesa, prima discesa andata, mi piace un sacco. E questo è Passo delle Fiorine, o Passo Fiorine. È uno dei pochi prati sui Colli Euganei dove ci si può stendere, stare in compagnia, fare le grigliate. Da poco hanno messo anche il parcheggio a pagamento. Vabbè, così è. Si può sempre salire in bici o a piedi. Ora faccio un salto per un sentiero che non faccio mai in bici, per mostrarvi il salto della volpe, che mi piace un sacco, e la chiesetta di Sant'Antonio. Questa è la chiesa di Sant'Antonio Abate, che risale al 600. Sant'Antonio Abate è nato, vissuto in Egitto nel IV secolo a.C., più o meno, credo, ed è il protettore degli allevatori degli animali, quindi da noi si chiama, è anche soprannominato Sant'Antonio il Porseto, perché Porseo è maiale. E di fianco a questa chiesetta c'è una grotta che è anche abbastanza profonda, dove lì in fondo ci sono le sorgenti più di acqua più alte dei Colli Euganei. Questa grotta è dedicata a Santa Felicita. Beh, l'acqua non si vede perché è buio, quindi poco importa. E Santa Felicita era un'eremita che è venuta a vivere qui VIII, IX secolo avanti Cristo, e poi è stata sepolta nella basilica di Santa Giustina a Padova, dove ci sono ancora le spoglie. Quest'anno sono pazzeschi. Allora, ho fatto un'altra piccola salita fino a Castelnuovo, perché questa tratta di discesa mi piace un sacco e porta alla cascata di Schivanoia, che è l'unica cascata dei colli. Poi quest'anno ha piovuto veramente niente e quindi penso che sarà gocciolante. E adesso, tra l'altro, passiamo davanti a una casa che era in vendita anni fa, che mi sa che è ancora in vendita e che è tipo il mio sogno perché è un posto spettacolare. Forse dovrei informarmi sui costi. Uva e questi fichi poi, meravigliosi. Adesso ne mangio un altro e poi vado.
Questo è uno dei miei posti preferiti in assoluto. Ci si può sedere lì giù, in mezzo alle zanzare. Si sta benissimo. Ok, le mie gambe cominciano a essere un po' stanche. Spero che si riprendano per domani, perché vorrei portarvi sul Monte Venda, che è il più alto dei Colli Euganei. Ed è un altro percorso che adoro. Quindi dalla Schivanoia vi saluto, torno verso casa che è ora di pranzo e ci vediamo domani.